Siamo arrivati alle 30, abbiamo 64 persone e direi che possiamo iniziare la lezione di oggi. Allora, intanto buongiorno a tutti, finalmente posso parlare senza mascherine e in modo un po' più tranquillo. Come organizziamo le lezioni da remoto? Allora, le lezioni da remoto, come al solito, dipende se sono delle lezioni di teoria oppure delle lezioni delle esercitazioni. Oggi e nei prossimi giorni abbiamo delle lezioni di teoria e quindi lunedì, martedì e giovedì della settimana prossima, oggi compreso, avremo delle lezioni nelle quali io vi suggerisco di guardare dei video che ho preparato precedentemente e una volta che avete visto questi video, avremo la possibilità di commentarli assieme. Okay, se avete qualche dubbio, problema, perplessità, voi non fate altro che utilizzare, se guardate, avete domande e risposte nel vostro Zoom e utilizzando queste domande e risposte interagite con me e mi chiedete qualsiasi cosa e io cerco, se riesco, a rispondervi nel modo più preciso e spero, utile possibile. Dove andiamo a trovare questi video? L'abbiamo già visto assieme, ma adesso lo condividiamo. Condivido con voi il mio desktop e le possiamo trovare in due posizioni. Per l'esattezza, nel Moodle del corso. Abbiamo detto che nella prima parte ci sono varie informazioni, nella seconda parte c'è la parte di teoria. Nella terza parte le esercitazioni, infatti, se osservate dentro le disequazioni ci troviamo esattamente la parte relativa alla lezione che abbiamo svolto assieme martedì. Adesso invece non ci interessa la parte di esercitazioni, ma per i prossimi 4 giorni dovremo in qualche modo costruire la prima parte del corso assieme, la prima parte teorica del corso, il concetto di funzione e le funzioni reali di variabili reali, le funzioni elementari. Quindi oggi andremo a visualizzare assieme le funzioni definite tra insiemi, quindi il concetto, se volete, un po' più teorico di funzione. Successivamente, nelle prossime lezioni, quindi le lezioni 2, 3 e 4, andremo invece a studiare non più insiemi qualsiasi, ma l'insieme di numeri reali, prima di tutto, e poi andremo pian pianino a costruire le funzioni reali di variabile reale che io chiamo elementari, e cioè quelle più facili, quelle che dobbiamo essere in grado di riconoscere immediatamente. E quindi avremo fondamentalmente insieme, come funzioni avremo la retta, la parabola, la radice quadrata, l'iperbole, la funzione esponenziale, il logaritmo e il valore assoluto. E nella lezione di giovedì andremo invece a vedere come si possono calcolare le immagini delle funzioni elementari e i limiti elementari. Quindi questo è il programma per le prossime 4 giornate di lezione, che saranno principalmente le lezioni teoriche, quindi in cui vi chiedo di andare a visualizzare dei video. Quali sono i video di oggi? I video di oggi sono esattamente questi due, e cioè insieme e funzioni e composizione di funzioni. Ecco, mi raccomando ragazzi, anche in aula 14F vi chiederò di fare questa cosa qui. Quindi o avete un ponte wifi, perché purtroppo in quelle aule, come sapete, non c'è il wifi, oppure avete la possibilità, proprio per questo motivo, ho inserito tutti i video anche su YouTube, sul mio canale YouTube. Vi suggerisco di iscrivervi così vedete quando sono in streaming, sono online, e come vedete avete il video di matematica generale e la lezione di oggi che ha a che fare con insiemi e funzioni e composizione di funzioni. Quindi avete fondamentalmente tutte le informazioni a riguardo. Man mano che voi visualizzate, ci sono poi anche tutti gli altri video. Ok? Funzione valore assoluto, cambio di variabili nei limiti e via così. Quindi i video sono volutamente già caricati, in maniera che voi abbiate la possibilità di scaricarli prima, di guardarveli e di tenerli sul vostro dispositivo, oppure che abbiate, se volete, potete utilizzare qualsiasi altro strumento. Ecco, questa è la modalità con cui io vorrei presentarvi le mie lezioni nelle prossime quattro lezioni di teoria, nelle prossime 4 lezioni.
Bene, ora chiudiamo questa finestra. Qui sotto, scusatemi, qui sotto invece vi trovate le registrazioni delle lezioni. Ok? Quindi qui vi trovate le registrazioni. Queste sono le lezioni che ho fatto precedentemente con i. Voi siete. Portate pazienza perché non voglio dirvi stupidaggini. Voi siete i PZ delle lezioni che ho fatto precedentemente con gli FO. Bene, allora chiudiamo anche questa parte qui e passiamo alla lezione di oggi. Prima di abbandonarvi e di lasciarvi guardare questi video, voglio invece sfruttare un po' la vostra pazienza per svolgere un esercizio assieme, un altro esercizio sulle disequazioni che vorrei svolgere con voi. L'esercizio che vorrei svolgere è il seguente. E cioè 1 meno valore assoluto di x fratto x meno 4 maggiore o uguale a 0. Come faccio a svolgere questo esercizio? Lo svolgo in due modalità diverse per farvi vedere quanto sia importante aver capito non solo la definizione di valore assoluto, che abbiamo visto nella lezione precedente, ma anche il significato di valore assoluto come distanza dell'argomento del valore assoluto dal punto zero. Non solo, ma questo mi permette anche, vista la disequazione, di ripetervi il concetto di disequazione fratta, e quindi il fatto che nel momento in cui studiamo il segno di una frazione, dividiamo la frazione in numeratore e denominatore, e studiamo separatamente il segno del numeratore e il segno del denominatore. Bene, andiamo a svolgere questo esercizio assieme. Vi ripeto, lo svolgiamo in due modalità diverse. Definizione di valore assoluto nella prima pagina, nella seconda pagina vedrete che è molto più lungo, nella seconda pagina invece le informazioni essenziali e quindi il significato di valore assoluto. Voi vi sentite liberissimi di interrompermi in qualsiasi momento. Vi chiedo di postare qualsiasi dubbio o problema, non tanto nella chat perché non ce l'ho sott'occhio, ma nella finestra che ho aperta, che è domande e risposte. La trovate, la vedete ed è presente proprio tra le etichette di Zoom. Andiamo inizialmente a fare questa parte dell'esercizio, e cioè abbiamo un valore assoluto e quindi rompiamo la discussione in due parti. La prima parte nella quale ipotizziamo che l'argomento del valore assoluto sia maggiore o uguale a zero, un altro sistema in cui ipotizziamo che l'argomento del valore assoluto sia questa volta minore di zero. Se l'argomento del valore assoluto è maggiore di zero, allora posso sostituire al valore assoluto, togliere il valore assoluto, perché tanto quello che ci sta dentro è un numero positivo. Quindi otteniamo 1 meno x fratto x meno 4 maggiore o uguale a zero. Dall'altra parte otteniamo invece, questa volta il valore assoluto è negativo, otteniamo 1 meno x, vedete, ho dovuto mettere un altro meno davanti perché sarebbe stato meno, il meno davanti è questo, e l'altro meno invece è quello che in qualche modo mi esce dall'idea di valore, dalla definizione di valore assoluto, fratto x meno 4, e anche questo è maggiore o uguale a 0. Vi faccio notare che in entrambi i sistemi abbiamo a che fare con una frazione. Adesso ci ricordiamo come si fanno a risolvere queste disequazioni che coinvolgono le frazioni. Perché? Perché in questo caso dobbiamo studiare il segno del numeratore, il segno del denominatore e fare il prodotto tra i segni. Perché? Perché il segno di una frazione è dato dal prodotto del segno del numeratore e il segno del denominatore. Quindi una frazione è positiva quando numeratore e denominatore sono entrambi positivi, oppure quando numeratore e denominatore sono entrambi negativi, perché meno per meno mi fa più ancora. Bene, quindi andiamo a studiare il numeratore e il denominatore. Io sempre, e qui so che già che vi arrabbiate, ma non importa, studio entrambi questi oggetti maggiori o uguali a zero. Anche il denominatore, ragazzi, io studio anche il denominatore maggiore o uguale a zero, e poi però mi permetto di fare una discussione in modo dettagliato e preciso sui capisaldi della discussione, e cioè mi chiedo cosa succede quando il numeratore è uguale a zero e il denominatore è uguale a zero. Questo secondo me è più importante e più utile da un punto di vista didattico, perché vi aiuta a non fare le cose in modo automatico, ma a ragionare su quello che state facendo.
Come al solito, sapete però che se andate meglio a studiare il denominatore maggiore di 0, per me va benissimo lo stesso e non mi cambio di una virgola. Okay? L'importante è che il risultato sia corretto. Bene, specifichiamo che otteniamo x minore o uguale di 1 e quindi invece x maggiore o uguale di 4. Questi sono il numeratore e il denominatore. E quindi ci facciamo un piccolo grafico. Mettiamo il numeratore, il denominatore e il numeratore fratto il denominatore. Quindi io metto tre grafici adesso qui, dove devo inserire il punto 1 e il punto 4, che io chiamo i capisaldi della mia discussione. Il numeratore è positivo per x minore o uguale di 1, quindi qui è positivo, qui è uguale a 0, vedete? Qui è negativo e qui è negativo. Il denominatore invece, il denominatore è positivo per x maggiore o uguale a 4, quindi qui è positivo, qui è negativo e qui è negativo. E qui invece il denominatore è uguale a 0, x maggiore o uguale di 4. Benissimo, facciamo il prodotto dei segni, meno più meno. Quindi la cosa che ci interessa fondamentalmente accade tra 1 e 4. Adesso chiediamoci, ma in 1 e 4 come si comporta la frazione nel punto 1 e nel punto 4? Bene, nel punto 1 la frazione ha il numeratore uguale a 0 e il denominatore che è un numero negativo, vedete? Vedete che il segno è meno sotto. Quindi è un qualcosa del tipo 0 fratto meno 5. Ma noi sappiamo che qualsiasi numero diviso 0 diviso per qualsiasi numero mi dà 0 di sicuro. Quindi la frazione esiste e vale 0. Vediamo invece cosa succede nel punto 4. Nel punto 4 il numeratore, questa volta è un numero negativo, meno 8, me lo sto inventando, meno 8 fratto 0, perché il denominatore per x uguale a 4 vale 0. E caspita, questo non lo posso fare, perché io non posso dividere per 0. Quindi questo non c'è. Bene, mi interessa andare a prendere la parte positiva, eccola qui, e quindi io adesso posso tranquillamente sostituire nella mia disequazione, nel mio sistema, chiedo scusa, x maggiore o uguale a 0, e qui scriviamo 1 minore o uguale di x minore stretto di 4. Il minore stretto deriva dal fatto che nel 4, per x uguale a 4, in questo sistema, in questo studio dei segni, è 0 il denominatore, e quindi lo 4 io non lo posso prendere. Spostiamoci adesso nell'altra, quindi nel secondo sistema. Gli faccio solo un conticino, qui scrivo 1 più x, meno per meno fa più, in maniera che abbiamo la scrittura completa. Anche in questo caso numeratore e denominatore. Quindi abbiamo 1 più x maggiore o uguale a 0, x meno 4 maggiore o uguale a 0. Vi ricordo sempre che io studio anche il denominatore maggiore o uguale a 0, quindi portate pazienza, ma io preferisco così. Otteniamo x maggiore o uguale a meno 1 e x maggiore o uguale a 4. Quindi di nuovo il nostro schemino, numeratore, denominatore, numeratore fratto denominatore. I capisaldi della discussione sono meno 1, che cerchiamo, e 4. Adesso cerchiamo di capire cosa succede. Il numeratore è positivo per x maggiore di meno 1, quindi qui è positivo, qui invece è negativo. Il denominatore è positivo per x maggiore di 4, quindi qui è positivo, qui è negativo e qui è negativo. Vediamo cosa succede in 1. Nel punto meno 1 è nullo ed è nullo il denominatore in 4. Facciamo il prodotto dei segni. Qui abbiamo il segno più, così capiamo il segno della frazione. Qui abbiamo il segno meno, qui abbiamo il segno più. E adesso capisaldi della discussione. X uguale a meno 1, x uguale a 4. Per x uguale a meno 1, quello che succede è che il numeratore è uguale a 0. 0 fratto meno 3. 0 fratto meno 3 fa 0. La nostra frazione vale 0. Viceversa. Cosa succede per x uguale a 4? Abbiamo un numero positivo, 2, lo sto inventando, diviso 0. Questo non lo posso fare, quindi la frazione in questo punto non esiste. Quali sono i punti che ci interessano? Abbiamo detto quelli maggiori o uguali a 0, quindi ci interessa questo e questa parte qui. Quindi il nostro sistema diventa adesso x minore di 0 e x minore o uguale a meno 1 oppure x maggiore stretto di 4. Chiaro per tutti? Adesso dobbiamo
risolvere i due sistemi e successivamente fare l'unione delle soluzioni. Non è particolarmente difficile e ce lo scriviamo qui. Primo sistema. Dobbiamo inserire tre numeri, lo 0, l'1 e il 4. Benissimo, andiamo. Vediamo la prima, x maggiore o uguale a 0. La prima condizione è x maggiore o uguale a 0. La seconda condizione mi dice tra 1 e 4, 1 compreso, 4 escluso. Quindi qui, qui, pallino vuoto. Dove sono soddisfatte tutte e due contemporaneamente? Beh, sono soddisfatte tutte e due contemporaneamente qui dentro. E quindi tra 1 minore o uguale di x minore di 4. Questa è la soluzione del primo sistema, che va unito alla soluzione del secondo sistema. Qui i capisaldi della discussione sono meno 1, poi abbiamo lo 0, successivamente abbiamo il 4. La prima condizione mi dice x minore di 0, minore stretto, quindi qui abbiamo un pallino vuoto, e la seconda condizione mi dice x minore uguale di meno 1, quindi qui questo compreso, oppure x maggiore stretto di 4, quindi pallino vuoto sopra. Dove sono soddisfatte tutte e due contemporaneamente? Qui, e cioè per x minore uguale a meno 1. E rispondo subito a Sara. Sara mi chiede, lo vedete tutti, non ho capito perché il valore 4 non esiste. Allora, guarda Sara, vedi, in entrambi le frazioni, andiamo un attimo ad analizzare il valore 4. Non è che il valore 4 non esiste, ma per x uguale a 4 la frazione non esiste. Perché la frazione non esiste? Andiamo nei dettagli e quindi zoomiamo su questa parte qui. La frazione non esiste perché il denominatore diventa uguale a 0. Ok? E quindi quando il denominatore diventa uguale a 0, la frazione non esiste, perché dovremmo dividere 5, un numero, per 0. Dividere per 0 non è possibile. E questo l'abbiamo scritto in questo modo e l'abbiamo evidenziato così. Stessa cosa se osservi dall'altra parte. Zoomiamo anche in questa parte e osserviamo come quando il denominatore diventa uguale a 0, non il numeratore, non la parte n, okay, ma il denominatore, quando il denominatore è uguale a 0, anche dall'altra parte vi faccio notare che era il denominatore che si annullava, quando il denominatore è uguale a 0, ecco, quello che accade è che mi trovo un numero fratto 0, quindi la frazione non può esistere. E quindi l'abbiamo scritto in questo modo e l'abbiamo riportato nel sistema inserendo maggiore stretto di 4, sia da un lato sia dall'altro. Quindi sia in questo lato sia in questo. E quindi, nella nostra discussione, visto che la frazione non esisteva, in entrambi i casi abbiamo fondamentalmente eliminato il 4, abbiamo messo il pallino vuoto, sia qui, sia qui. Qui lo visualizziamo successivamente, qui invece non lo visualizziamo più, se osservate, perché qui vale la seconda, in questa zona, vale la seconda condizione, ma non la prima. Abbiamo risolto entrambi i sistemi, adesso ci serve unire le soluzioni, quindi in qualche modo mettere tutto assieme. Spero che vi sia riuscito a spiegarmi, Sara. Scusi, prof, ma il denominatore in tutti i casi è sempre 0. Scusi, prof, ma il denominatore in tutti i casi è sempre. Certo, non capisco molto la domanda, Marta, provo a interpretarla, magari se riesci. Scusi, prof, ma il denominatore in tutti i casi è sempre 0. Beh, in questi due casi sì. E forse la domanda è, ma devo eliminare tutti i casi in cui il denominatore è uguale a 0? Certo, ogni volta che il denominatore è uguale a 0 noi buttiamo via quel punto. Perché? Perché in quel punto la frazione non esiste. Marta, spero di essere riuscito a spiegarmi, forse era questo che mi chiedevi? Cioè, ogni volta che il denominatore è un pallino tondo, devo buttare il denominatore a un pallino pieno, devo buttarlo via? Sì. Attenti ragazzi, adesso vi faccio un'osservazione. Prima mi permettete di finire l'esercizio, poi vi faccio un'osservazione che spero vi aiuti a capire perché spesso si fa confusione. Comunque, mettiamo tutte le soluzioni assieme, i punti che dobbiamo mettere sono meno 1, poi 1 e 4, anche se non sono in ordine, non importa, in scala non importa, e abbiamo questa condizione qui in rosso che ci dice 1 e 4,
E questa è la seconda condizione che ci dice minore o uguale di 1. Così e così. Quindi come le scriviamo? Le scriviamo come meno infinito, virgola, meno 1, parentesi quadrata, unita, parentesi quadrata, 1,4, dove 4 invece abbiamo una parentesi rotonda. Come scriviamo questa condizione su Moodle? Questo lo scriviamo come aperta la parentesi rotonda, meno inf, senza nessuno spazio, ancora senza nessuno spazio, virgola, meno 1. Mi ricordo che i numeri negativi hanno la parentesi, hanno il segno davanti. Parentesi quadrata perché l'elemento c'è, unito, una U, aperta la parentesi quadrata, 1 senza nessuno spazio, virgola, 4, di nuovo senza nessuno spazio, parentesi rotonda perché il 4 non c'è. E questo è come verrebbe inserito in Moodle. Questo esercizio, la soluzione di questo esercizio. Sia per Sara che per Marta, ma anche per tutti quanti gli altri, ma utilizzo la loro gentilezza nel fare la domanda per cercare di darvi questa indicazione. Perché secondo me, e questa è la mia indicazione, perché avete fatto confusione? Fatto confusione, non era chiara la richiesta. Perché vedete, ed è il motivo per cui mi ha portato a fare questo esercizio. Perché vedete, quello che accade nello studio dei segni. E quindi in queste parti qui. E quelle che accade invece nel sistema, e cioè in queste, sono cose diverse. E cioè, nello studio dei segni, il pallino pieno vuol dire che in quel punto il numeratore e il denominatore sono zero. Vedete questi pallini qui? Questi hanno questo come significato. Pallino pieno significa lì la funzione vale zero. Diversa è la cosa del pallino pieno nel sistema, dove il pallino pieno significa anche quel punto va bene, soddisfa la condizione che sto cercando. Purtroppo è lo stesso simbolo che viene utilizzato tutte e due le volte e questo può generare confusione. Ma voi dovete ricordarvi che sistema nel sistema è una cosa, nello studio di segni un'altra. E questo è il motivo per cui io studio sempre numeratore e denominatore maggiori o uguali a zero, in maniera da avere sempre i pallini pieni nel studio dei segni e invece pallini pieni e pallini vuoti nel sistema. Ma sono due condizioni diverse. Marta e Sara, sono riuscito a spiegarmi? Mi torna abbastanza? Perfetto, grazie mille, gentilissima Marta. Ottimo. Adesso, vi avevo promesso, facciamo questo esercizio, stesso esercizio in modo diverso. E questa volta non più andando ad utilizzare la definizione di valore assoluto che ci ha portato a studiare due sistemi paralleli, quindi un qualcosa abbastanza complesso e anche oneroso da un punto di vista computazionale, ma utilizziamo questa volta le informazioni presenti nel valore assoluto, e cioè il significato di valore assoluto. Mi riscrivo l'esercizio. E guardate cosa faccio adesso. Adesso scrivo. Eccolo. Adesso scrivo numeratore e quindi studio direttamente la funzione, il numeratore, senza togliere il valore assoluto. 1 meno valore assoluto di x maggiore o uguale a 0. E come voi sapete ormai il denominatore x meno 4 maggiore o uguale a 0. Denominatore è facilissimo. X maggiore o uguale di 4. Il numeratore invece adesso lo scrivo come valore assoluto di x minore o uguale a 1. Che cosa ho fatto? Ho spostato il valore assoluto dall'altra parte, ho cambiato il segno e adesso ho letto la disequazione in quel modo. E adesso noi sappiamo già la soluzione di questa. Perché? Cosa significa valore assoluto? L'abbiamo detto, il valore assoluto è la distanza di un punto dall'origine. E quindi, quali sono i punti per i quali la distanza dall'origine è più piccola di 1? Beh, questi punti sono tutti quelli che sono più piccoli di 1, ma anche tutti quelli che sono più grandi di meno 1. Quindi tutti quelli che stanno in quell'intervallo, meno 1, 1. Ottimo. Vuol dire che qui abbiamo un meno 1, qui abbiamo un 1 e il nostro numeratore. Attenti, dobbiamo tornare qui indietro. Il nostro numeratore è positivo quando sotto questa condizione, e cioè il nostro numeratore è positivo qui dentro, è uguale a 0 qui e è negativo fuori. Perché? Perché
Il nostro numeratore è positivo se per i punti che danno valore assoluto minore di 1 e questi punti sono quelli che sono contenuti tra meno 1 e 1. Quindi lì dentro il numeratore è positivo, al di fuori se non, dove non può essere positivo e negativo. Bene, denominatore 4, nessun problema, tranne che devo allungare un po' la retta, ma ci mettiamo un secondo. Qui abbiamo 4. Le cose fatte benino. Eccoci qua, quindi abbiamo 1, 1, 4 e uguale a 0. Qui è positivo, qui è ancora negativo, qui è positivo, qui è negativo, qui è negativo e qui è negativo. Adesso questo è il numeratore, questo è il denominatore. Adesso mettiamo come al solito la riga numeratore fratto denominatore e facciamo il prodotto dei segni. Quindi meno per meno mi fa più per meno meno, più e meno. Adesso guardiamo i capisaldi della discussione. Nel punto meno 1 si annulla che cosa? Il numeratore. Bene, la frazione esiste, vale 0. Nel punto uguale a 1, di nuovo, si annulla il numeratore, la frazione esiste, uguale a 0. Benissimo, mi piace. Nel punto uguale a 4, di nuovo, quello che si annulla che cos'è? Il denominatore. Ma allora la frazione non può esistere. Il denominatore lo buttiamo via. Il punto lo buttiamo via perché? Perché avremo la frazione che vale qualcosa del tipo meno 2 fratto 0. E quindi assolutamente fermi lì, che ha perfettamente ragione Tommaso, che ringrazio tantissimo. E naturalmente abbiamo detto. No, Tommaso, fermo lì, mi stai facendo fare confusione, Lazzarone. Allora, Tommaso, prof, ma a sinistra di meno 1 non sarebbe positivo perché x minore o uguale di meno 1. E allora, attento, no, non capisco, non capisco la domanda. Prof, ma a sinistra di meno 1, e quindi secondo me Tommaso mi sta chiedendo, in questa posizione qui, il segno non dovrebbe essere positivo. No, Tommaso, guarda, perché abbiamo a che fare con il valore, stiamo parlando di valore assoluto. Ok, Tommaso, quindi il valore assoluto, vedi, provo a tornare un attimo indietro e a spiegarmi meglio. Sul numeratore, eccolo là, sì, quindi l'abbiamo individuato, giusto? No, Tommaso, vedi, guarda, attento, proviamo a ripetercelo meglio. Noi abbiamo numeratore, abbiamo il valore assoluto, ci stiamo chiedendo, riparto da qua, quando il nostro numeratore è positivo? Il nostro numeratore è positivo, quindi maggiore uguale a 0 dove per gli x che sono in valore assoluto più piccoli di 1, quindi gli x che in valore assoluto sono più piccoli di 1 sono esattamente questi, quindi all'interno tra meno 1 e 1 il nostro numeratore è positivo, all'esterno e quindi al fuori il nostro numeratore è negativo e quindi è giusto questo segno qui. Ti torna Tommaso? Non puoi fare riferimento al minore uguale, ok? Devi ragionare questa volta sul significato di valore assoluto. Il valore assoluto minore di 1 significa i numeri che sono compresi tra meno 1 e 1. Tommaso, spero che sia chiaro. Perfetto, ottimo Tommaso, grazie a te, gentilissimo. Bene, adesso andiamo a recuperare quello che ci interessava. Cosa ci interessava? Ci interessava dove la nostra frazione era maggiore o uguale a 0. Quindi ci interessa questa parte qui con questo e poi questa parte qui. E quindi ci interessa x minori o uguali a meno 1 oppure x compresi tra 1 e 4, dove l'1 ci sta e il 4 no. Di nuovo scriviamola direttamente in Moodle e quindi abbiamo meno inf virgola meno 1, parentesi quadrata con il meno. Meno inf meno 1 unito a 1 compreso, virgola 4, 4 escluso, parentesi rotonda, senza spazi e con le virgole, non con i punti e virgola. E questa è la scrittura che avremo in Moodle. Vedete quanto più rapida è stata questa modalità di soluzione, sfruttando non la definizione di valore assoluto, ma il significato di valore assoluto. Adesso voglio chiedervi un'altra cosa, e cioè vogliamo
voglio completarla in qualche modo questo argomento, perché adesso abbiamo capito che possiamo sfruttare la definizione di valore assoluto in modo un po' più astuto, se volete, più furbo. Pensiamo che K sia un numero positivo. Pensate all'1 di prima, ok? In Moodle c'è differenza, Gianmarco mi chiede, in Moodle c'è differenza tra la U maiuscola e la U minuscola? Nessuna differenza, vanno bene tutte e due. Quindi nessun problema, ok? Vengono accettate tutte e due le soluzioni. Bravissimo, Samuele. Già, Samuele mi ha anticipato nella mia domanda, che era la domanda generale che facevamo adesso. Quindi K, pensate di K uguale a 5, se volete, un numero positivo, ok? Allora, noi abbiamo visto cosa succede se il valore assoluto deve essere minore o uguale di K. Ok? Cosa abbiamo detto? Questo accade se e solo se abbiamo detto meno K minore o uguale di X minore o uguale di K. Quindi se X sta tra meno K e K. Questa è quella che abbiamo trovato. È esattamente quella che abbiamo visto se osservate qui sopra. Vedete? E giustamente adesso, naturalmente, Tommaso, Samuele mi dice, piano prof, e se fosse stato il contrario? E se avessi avuto X questa volta maggiore o uguale di K, cosa che avrei fatto? Beh, avrei l'altra parte, e cioè non avrei più i numeri compresi tra meno K e K, ma avrei i numeri all'esterno di questa definizione. Guardiamola nella parte alta, ragazzi, guardiamola nello schemino qui in alto. Vedete, questa qui rappresenta X minore o uguale di 1. La distanza deve essere più piccola di 1. Ma se io invece chiedo che la distanza sia più grande di 1, cosa succede? Beh, ottengo sicuramente questi, ma anche tutti quanti questi. E quindi quello che ottengo nella mia definizione, nella soluzione, è che X dovrebbe essere minore o uguale di meno K, oppure X deve essere maggiore o uguale di K. Luca, ho visto la domanda e ti rispondo tra un attimo, ok? Mi permetti di finire questa parte. Avete capito, ragazzi? Vi torna. Quindi valore assoluto minore vuol dire soluzioni tra virgolette comprese. Valore assoluto maggiore, soluzioni esterne. Bene. Adesso, e se K è minore di 0, pensate a K uguale a meno 5, valore assoluto di X minore uguale a K, valore assoluto di X maggiore uguale a K. Chi mi dà una mano? Prima. La prima. Qual è la soluzione della prima? Valore assoluto di X più piccolo di K, con K numero negativo. Quando? Sparate? Provateci dai. Mai, bravissimo Francesco, mai, bravissimo Salvador, bravissimo Gianmarco, ottimo. Perfetto, mai? Certo, perché la distanza non può essere mai essere più piccola di un numero negativo, insieme vuoto, come lo scriviamo su Moodle, aperta la tonda, chiusa la tonda, senza niente all'interno. Ok? E valore assoluto di x maggiore di un numero negativo, l'ultima sotto, sempre, eccola là, ci siamo per ogni x. Bravissimi, vedo che avete capito e siamo portati a casa anche questa nuova per ogni x, Salvador, ci siamo. Bene, e quindi per ogni x appartenente ad R, che in Moodle scriveremo R maiuscolo. Bene, perfetto. Utilizzo l'ultima domanda che mi è stata fatta da Luca, e adesso la posto qui adesso, che vi compare un po' indietro, ma altrimenti mi interrompeva il ragionamento. E in Moodle è più corretto utilizzare la virgola o il punto e virgola? È obbligatorio, Luca, e per tutti quanti, utilizzare la virgola. Se voi mettete il punto e virgola è sbagliata. Ok? Quindi attenzione, per favore, vi prego, lo dico con, se avete sentito ve lo trovate. C'è scritto, vi trovate scritto, io cerco sempre di dirvi virgola, non punto e virgola. Ok, Luca, assolutamente viene sbagliata. Se voi mettete la virgola, viene sbagliata. Il punto e virgola viene sbagliato. E allora, Alessandra mi fa una domanda, mi dice, professore, X non può mai essere
uguale a k. X non può mai essere uguale a k se il k è un numero negativo. In questo caso andrebbe tolto il maggiore uguale. E allora, provo a rispondere ad Alessandra e provo a interpretare la sua domanda. Allora, Alessandra, io facciamoci un esempio, ok? X minore o uguale a meno 5. Io non ho la necessità di avere anche l'uguale, ok? Quindi non ho la necessità di dire arrivo anche proprio al 5. Questa è una disequazione che è verificata per ogni x. E questa è un'equazione che non è verificata mai. Mentre se io ho valore assoluto di x maggiore o uguale a meno 5, questa è verificata per ogni x appartenente ad R. Ed è verificata anche se non c'è nessun x che vale esattamente meno 5. Ok, quindi in qualche modo mettere qui questa condizione e mettere quella con il maggiore stretto mi porta esattamente allo stesso insieme di soluzioni. Forse questa era la domanda che mi aveva fatto Alessandra. E cioè, Alessandra mi chiede, ma in realtà non c'è nessun valore che mi permette di ottenere meno 5, quindi non sarebbe corretto, più corretto mettere questo qua sotto. In realtà no, perché entrambe queste disequazioni hanno in realtà lo stesso insieme di soluzioni. Mettere l'uguale o mettere il maggiore uguale è esattamente la stessa cosa. Perfetto. Alessandra, per fortuna sono riuscito a individuare il dubbio. Perché? Perché non ho la necessità che ci sia qualcosa che arriva sull'uguale. Non me ne frega niente. Ok? Mi va benissimo che arriviamo, che restiamo anche sempre di sopra. E tutti i punti fanno sì che tutti i punti fanno sì, mi permettono di rimanere al di sopra di quel valore. Bene, ok, allora abbiamo fatto un bel po' e in questo momento adesso, tra un attimo vi condivido questo file in maniera che ce l'abbiate anche su Telegram e possiate lavorarci assieme. Io adesso nel frattempo interrompo la condivisione e andiamo invece alla lezione di oggi. Lezione di oggi, vi ho detto, cerco di intervallare quando mi è possibile le parti di teorie, di teoria che guardiamo mediante dei video e alcuni esercizi che magari mi chiedete voi o che vado a selezionare. A volte ce le facciamo, a volte no. Vi dico già, le prossime lezioni abbiamo dei video molto lunghi, quindi non so se riuscirò a fare anche un piccolo esercizio intervallato, ma l'idea è quella in qualche modo di cercare di fare un po' questa parte, un po' la parte di teoria che potete però vedere alla velocità che decidete voi. E quindi che potete vedere magari saltare anche qualche pezzettino se alcuni argomenti vi sono particolarmente facili e che invece potete vedere più e più volte se un argomento vi risulta particolarmente ostico. Ok, ottimo. Allora, a questo punto io vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare noi e quindi ricondivido il mio schermo con voi e vi segnalo che la lezione di oggi ha a che fare con insieme e funzioni e composizione di funzioni. Cosa faccio io adesso? In questo momento io chiudo l'audio e il video, ok? Quindi vi lascio lavorare tranquilli e sereni e noi ci rivediamo adesso a mezzogiorno e 20, facciamo mezzogiorno e 10, ok? Mezzogiorno 10, mezzogiorno un quarto. Io riapro e nel frattempo, se voi avete dubbi, problemi, perplessità, me li postate in domande e risposte. Io cerco di utilizzare l'ultima parte dell'ora a questo punto per chiarire eventuali dubbi. Questa sarà la stessa cosa che faremo anche nelle prossime tre lezioni, e cioè nella lezione di lunedì, di martedì e di giovedì prossimo, mentre sabato prossimo andremo invece a fare un'esercitazione nella quale faremo gli esercizi più simili a questa prima parte. Gianmarco mi chiede possiamo scollegarci dalla stanza e rientrare più tardi per il problema? E ci mancherebbe altro, ben volentieri, ma stiamo scherzando. Quindi nessunissimo problema, scollegatevi pure e ci rivediamo esattamente alle a mezzogiorno e 10 facciamo, ok? Mezzogiorno e un quarto, così vi lascio un po' di più tempo, mezzogiorno e un quarto per chiarire eventuali dubbi che ci siano. Attenti ragazzi, forse non ce la fate a guardare tutti e due i video, nessun problema, vi segnate le domande e me le ripetete
me le ripetete assieme, me le ripetete nelle prossime lezioni. Io sono sempre a vostra disposizione durante queste lezioni. Non ho capito cosa dobbiamo fare, non sono riuscito a sentire. Potrebbe ripetere? L'obiettivo adesso è quello di andare a vedere in modo indipendente, quindi voi vi andate a guardare questi due video. Sono su Moodle e i due video sono insiemi e funzioni, composizione di funzioni. Se volete trovarvelo in un altro modo, andate sul mio canale YouTube dove vi suggerisco di iscrivervi e i due video che dovete trovare sono, adesso io non lo visualizzo, ma vediamo se riesco a visualizzarlo in modo. I video che dovete guardare sono, scusatemi, devo andare su playlist. Non è solo, queste sono le mie playlist. Vediamo se becco home. Non ci siamo, manco per idea. Portate pazienza, che mi sono perso anch'io. Vi mando il link su YouTube e vi andate a guardare proprio lì. Ho capito perché non funziona, perché sto entrando come re di re, invece. Non devo entrare come era dire nel chat, ma devo entrare con. Vediamo se ho ragione. Eccolo qui. Vedete? Matematica generale. I primi due video che dovete guardare sono lo 01 e lo 02. Quindi o in Moodle o in YouTube, quello che preferite. Spero di essere riuscito a spiegarmi e spero che abbiate capito. Se volete, vi metto il link diretto al mio canale. L'ho posto in chat, così ci arrivate diretti, ma anche la seconda va benissimo perché potete tranquillamente utilizzare anche Moodle o YouTube, quello che preferite. Mezzogiorno e un quarto, ci rivediamo qui. A dopo, buon lavoro.